sono Ponte San Giovanni, andrò ad Assisi. Volevo far vedere le condizioni del Tevere. Mai visto così basso. Praticamente non c'è più acqua. È piuttosto spaventoso. È veramente preoccupante sta cosa. Ioia! Eccomi alla solita chiesettina sulla via di Assisi per il caffè domenicale. Allora, io sono appena sotto Assisi e sul ponticello dove non c'è più il fiumicello. Cioè quel bordello che manco un mese e mezzo fa ha praticamente alluvionato tutta questa zona fino a Bastia eccetera, è completamente secco. Allì, facciamo sto classico, il classico di così, e questa è agende. Vabbè, palesemente sono tornato a Steloggi, parte lì la stella. Vabbè, qui c'è un, credo, qualche santo, non so se sia San Francesco, non ho idea, penso di sì. E non capisco però ma che so, è Farnese? Lassù abbiamo la rocca di Assisi e qua giù la facciata della chiesa di San Rufino. In realtà mi sembra che dicano cattedrale di San Rufino. La piazza è meglio che non la faccio vedere perché immagino ci sia un matrimonio e quindi agende, è tutta ingombra di auto. E beh, è veramente stupenda. Quest'altra, invece che avere due bestie pennute che convergono al ceppo, ha due bestie non pennute. Qui ci stanno i Baba Boys e Babbo. Comunque facciamo una rapida carrellata per capire che significa agende. Eccola, la piazza piena di macchine. Come ho già avuto modo di dire in precedenza, quando si sale nella parte alta di Assisi cambia proprio il sapore. E ci sono casettine più basse, non ci sono i palazzi giganteschi. E guardate questa piazzetta, che cos'è? È una delizia proprio, cioè è proprio una cosina che poi ecco, attacca i giardinetti, no, troppo bellina. Proseguendo la parte alta di Assisi, che trovo molto più, vabbè, forse storicamente non più emergente di quella inferiore, però sinceramente, vabbè, perde i negozi e le botteghe, ma è molto carina, secondo me molto più vivibile della parte inferiore, è proprio un bijou. Allora, ho letto il segnale di un anfiteatro romano che a sto punto è stato da sta parte, immagino. E ancora, qui stanno pranzando con le porte aperte, casa tutta visibile, bellissime finestre al piombo
E questa è la porticina del morto, tipica. Chiaramente. No, ma quanto è carina sta parte su. Giardinetti interni. Io non so cosa sia questo coso. Se sia l'eremo delle carceri, ma non credo. Comunque è sparita qualunque segnalazione dell'anfiteatro romano. Ecco.